Antonella Clerici, l'inaspettata e dolorosa separazione dal suo compagno. Nessuno lo avrebbe mai detto, niente da fare, l'amore è bello che finito. Sembrava forte e capace di perdurare nel tempo, ma così, a conti fatti, non è stato. Ancora una volta l'apparenza ha giocato brutti e amari scherzi. Si può dunque solo accettare la realtà dei fatti, per quanto dura e amara, nonché cercare di andare avanti, perché è questo, del resto, che la vita ci chiede. E per riuscire a farcela è bene in primis piangere tutte le lacrime di questo mondo, dopodiché asciugarsele e pensare che comunque, anche se qualcosa è andato male, alla fine se si è trattato di un legame importante è comunque valsa la pena viverlo. Questo è il consiglio più sincero che molti esperti del vasto mondo dei sentimenti sentono di darci sulle riviste femminili nonché sui social. Ed è qui, per via che essi sono ormai diventati una vera e propria vetrina per tutti quanti, che ci sfoghiamo amaramente senza renderci conto che così anche chi non ci conosce più sapere i fatti nostri. Discorsi diverso per i personaggi famosi che, anche se non raccontano quasi nulla, alla fine sono comunque molto chiacchierati per il loro privato che difficilmente tale riesce davvero a rimanere. Lo sa bene la splendida Antonella Clerici che, nonostante non ami particolarmente svelare molto delle sue relazioni, sia quando sono in corso sia nella loro conclusione, si è trovata al centro di un'autentica bufera mediatica. Se ciò è accaduto è perché lei è un volto molto amato dagli italiani che non si aspettavano di venire a conoscenza dell'addio al suo compagno di vita. Antonella Clerici, l'addio inaspettato al suo compagno, diciamo che nulla faceva presupporre che il loro rapporto fosse in bilico e a serio rischio di rottura. Apparentemente i due sembravano molto uniti e complici. E lei, ogni volta che appariva in video, non ha mai fatto traspirare nulla. Solare e radiosa, in compagnia dei suoi fidati chef, ci delizia ogni giorno con tante ricette che possiamo provare a replicare nelle nostre cucine. E tutto ciò lo con È sempre mezzogiorno che è sempre seguitissimo. Inoltre a breve sarà pure impegnata con le varie versioni di The Voice. Insomma, si prospetta un momento molto interessante per lei, oltre che fortemente denso di impegni sul fronte lavorativo. Forse tutto ciò la aiuterà a dimenticare in fretta la fine di una storia d'amore tanto importante per lei? La coppia è scoppiata ma rimane comunque unita, in realtà siamo di fronte al classico cold case. Difatti il compagno con il quale lei ha chiuso dal punto di vista sentimentale non è quello attuale. Con Vittorio Garrone il sentimento è ancora fortissimo e la loro convivenza nella splendida casa nel bosco va alla grande. L'uomo al quale ha detto addio è il padre della sua unica figlia, ovvero la bellissima Mael, oggi adolescente. Si tratta dunque di Eddie Martens con il quale però, con il trascorrere del tempo, la conduttrice è rimasta in buoni rapporti anche per il bene assoluto della creatura che hanno messo al mondo insieme. L'uomo è oggi un lanciatissimo imprenditore ed è tornato a vivere in Belgio. Ha una nuova compagna e cerca comunque di essere un padre presente per la sua adorata figliola.